Buongiorno a tutti amici dello spazio Ubuntu, iniziamo dopo un po' di tempo che non mando aggiornamenti un video sugli alberi di frutta che abbiamo e che stanno crescendo, però vi faccio una panoramica intanto di questa meravigliosa fioritura della lavanda, eccola qui, piena di farfalle e di api. Allora, ci voleva un aggiornamento anche come memoria di quello che sta crescendo qui. Allora, innanzitutto qualcuno di voi li conosce, i due meravigliosi gelsi, qui ce n'è rimasto solo uno, ma me ne ha dati tantissimo, circa 20 fino a 20 giorni fa, tantissimo, ho fatto delle colazioni magnifiche, buonissimi. Ecco qui, questi sono i due gelsi. Allora, più tardi dovrò finire la falciatura delle erbe. Qui abbiamo un melo, piantato l'anno scorso, però ha già dato una meletta, quindi grazie all'albero. E qui un mandorlo, eccolo qui, che è ancora piccolino, questi sono stati piantati tutti da poco. Questo è un pero, anche questo piccolino, penso prossimo anno darà frutti. Questo è un ciliegio, ha dato qualche fruttino, anche questo piccolino, e quindi però in crescita. Il nespolo, eccolo qui, bellissimo, rigoglioso. Andiamo nell'altra parte del terreno. Qui un bellissimo albero di fichi. Fichi, non so il nome della varietà, comunque sono fichi neri, buonissimi. Vengono, ecco, stanno già crescendo adesso, quindi penso agosto, fine agosto, inizio settembre. Allora, sono tardivi, ma buonissimi, buonissimi. Tardivi rispetto all'estate, insomma. Quindi maturano di più con il sole. Qui abbiamo gli alberelli di agrumi, sono due limoni, un avogado e un arancio a cui ho messo del rosmarino piantato sotto per bilanciare l'attacco dai parassiti. Anche questo è un agrume, l'ho messo fuori perché è un agrume molto resistente al freddo, è un mandarino cinese, resiste a temperature molto basse e quindi è qui. Questo è uno degli ultimi ospiti, si chiama Gemon, bevendo un po' d'acqua. Buongiorno Gemon. E qui abbiamo un piccolo, chiamiamolo orticino in vaso. Abbiamo pomodori e anche qui una zucchina bianca a disco molto particolare, l'ho piantata da poco. Il banano che non dà frutti perché d'inverno si ferma e poi rinasce sempre primavera inoltrata, però è molto bello da vedere, piacevole. Qui una recente acquisizione, un albicocco che penso pianteremo il prossimo anno. L'unica cosa che farò, lo metterò in un vaso più grande, infatti sto già preparando. A proposito di frutte, bacche, fragoline di bosco, ne abbiamo diverse. E qui i prossimi alberelli a piantare, qui un altro nespolo, dobbiamo decidere dove metterlo. E qui l'altra parte di orto in vaso, zucchine, pomodorini, guardate che belli, piantati da poco, quindi stanno nascendo adesso, abbiamo dato spazio per crescere con delle canne naturali di bambù. Ancora lavanda e qui alcune piante messe insieme, fra cui i peperoncini, e per chi non la conoscesse è la meravigliosa pianta dell'incenso.
ha un odore buonissimo, anche questa è stata messa per bilanciare, difendere le piante dall'attacco di parassiti. Andiamo a vedere le altre piantine di frutta, questo è un pesco. Ah, a proposito, anche qui ci sono due peschi, questi è un vaso, questi sono i vasi integrati, diciamo integrati perché abbiamo messo varie specie insieme. È un po' un esperimento, ma abbiamo visto che funziona perché le piante, come gli esseri umani, credo, abbiamo visto che abbiano bisogno di stare insieme. Questo è un pesco, rosmarino sempre, per vari motivi, rosmarino, a parte che è bello, anche serve per profumare, difendere dal parassiti, eccetera. E sempre Gaiman che mi segue. E questo è un ginkgo biloba, molto buono, bello, buono. Quando ho detto buono mi riferisco al fatto che ha delle foglie che hanno moltissime proprietà, però diciamo anche questo dovremmo piantarlo, non ho deciso di piantarlo perché è un albero che diventerà molto grande, sarà un albero bilanciante, riequilibratore del terreno, e quello sarà il motivo principale. Poi ci sono gli alberi che invece danno proprio frutti direttamente. Questo è un corbezzolo, per chi ci segue se lo ricorderà piccolino, guardate quanto è diventato grande, lo prendo un po' più distante, eccolo qua, molto bello. Qui è dove andrà l'albicocco, o qui, ci sono due paletti. Allora facciamo il giro, gli alberi diventano sempre molti, molti di più, quindi il giro diventa un po' più lungo. Allora, questo è un pero cotogno, e anche questo piantato da poco, era stato potato troppo drasticamente, invece quest'anno sta riprendendo molto bene, e gli alberi selvatici hanno sempre una forza in più. Questo un albero di cachi, vedete, stanno nascendo, non tantissimi sta facendo, cioè ne ha fatti tantissimi, ma alcuni non, li ha lasciati la pianta, forse perché non ce la faceva ancora col radicamento, aveva bisogno di più energie per radicarsi. Questo invece è particolare, è un albero di cachi come l'altro, solo che l'altro anno si era seccato completamente, invece sono due. Ecco, vedete, questo è quello vecchio e questo è quello nuovo che è rinato. Bellissimo, è veramente. Anzi no, scusate, questo qui, questo è un palo di sostegno, questo è quello vecchio e questo fino è quello nuovo. Questo è un altro corbezzolo. Questo è un melo cotogno. E prendiamo. Siamo sempre attenti alle foglie, agli attacchi di parassiti, ma cerchiamo di trattare tutto biologicamente con sostanze naturali, base di polvere di pera. Infatti, se avete visto qualche albero sono bianchi sotto, un disinfettante naturale, polvere di calce, l'ho messo su alcune piante che le difende anche dal troppo caldo. Questo è un albero di ulivo, faccio vedere da vicino, abbiamo piantati diversi a bordo del terreno. Questo è un altro. Questo era piccolino piccolino, è cresciuto tantissimo, è un melo. Sono varie qualità di meli, queste dovrebbero essere le mele annurca. Questo qui stiamo passando sotto è un olivo ovviamente. Questo, eccole qui. Prugne, susine, queste sono buonissime, quelle piccole. E qui ce n'è un altro, molto grande. Sta ricrescendo sotto. Questo è anche un altro melo che abbiamo piantato vicino al rosmarino. E ecco qua. Mi sembra che abbiamo fatto una panoramica completa, quasi completa, forse magari me ne è saltato qualcuno, però volevo dirti, ecco, volevo dirvi che mi fa piacere aver fatto questo video di aggiornamento e mi riprometto di aggiornare maggiormente su tutto l'andamento di questo frutteto allo spazio Ubuntu. Un abbraccio a tutti, grazie.